Gigi Buffon ha fatto parziale retromarcia dopo la calda notte di Champions League, anche grazie a un segno rosso in viso. Sono tanti i calciatori redenti che dopo corse in auto, spese folli e risse da saloon hanno svoltato, da cattivi ragazzi a bravi padri di famiglia. Leggi anche furia Buffon contro l'arbitro di Real Madrid-Juventus. Gigi Buffon, la tensione gioca brutti scherzi, più Rai, numero 1, così il portierone al termine di Real Madrid-Juventus ha rotto gli argini e sommerso l'arbitro, definito un animale. Però Gigi, come tutti i nostri campioni di Serie A, si è segnalato domenica 22 aprile per un bel segno rosso sul volto. Il simbolo della campana. Zlatan Ibrahimovic, le corse in auto sull'anello autostradale di Amsterdam sono un lontano ricordo. Anche la rissa a Milanello con un compagno è acqua passata. Quando gioca con i suoi due bambini sembra mansueto, poi afferra il microfono e torna. Spaccone, cosa ho regalato a mia moglie per il compleanno? Niente, a già a me. Kevin Prince Boateng, a 18 anni guadagnavo 5 milioni l'anno, pensavo di poter comprare la felicità. Tra donne, notti, brave e tante auto, ho acquistato una Lamborghini e l'ho usata una settimana. Un tenore di vita messo in archivio, soprattutto dopo il matrimonio con Melissa Satta, ora voglio essere un esempio per i miei figli. Marco Materazzi, un pugno a un collega nel tunnel degli spogliatoi gli è costato 2 mesi di squalifica. In carriera ho fatto alcune sciocchezze, se tornassi indietro mi comporterei in maniera diversa. Soprattutto per i suoi 3 figli, l'importante è prendersi sempre la responsabilità delle proprie azioni. Andy Van Der Mydie, una sera udì strani suoni in garage, scesi a controllare, mia moglie aveva comprato un cammello. Campione dei calciatori spendaccioni, ha un passato di droghe, alcol e strip. Club a Liverpool, capì che dovevo smettere o sarei morto. Leggi anche Zlatan Ibrahimovic in 20 frasi, da spaccone.